Quella che vi raccontiamo oggi è una strana storia in bianco e noir. 7:12 è l'orario in cui suona la sveglia, ma non solo. È anche la data in cui la cumpa del Chinotto parte per Courmayeur. Obiettivo, il Noir Festival. Se fosse un film sarebbe un tranquillo weekend di paura. E invece no, perché il 7 dicembre è un venerdì. Ma dimentichiamoci di questi numeri come abbiamo fatto in passato con la serie di Fibonacci o l'equazione di Valenzetti e concentriamoci sui personaggi di questa storia. Sono due, sono una strana coppia. Carlo Lucarelli. Allora, questa sera sono felice di chiamare qui sul palco Carlo Lucarelli. Ciao, sono Dario Argento. Vabbè. E Vittoria Cabello. Noi abbiamo sfidato le nevi per incontrarli. Prima fermiamo il vero indagatore dell'incubo, al quale abbiamo regalato qualche mese fa una confezione di bottiglie di Chinotto, l'altro modo di bere noir. Se Vittoria fosse un personaggio di un romanzo di Lucarelli, chi sarebbe? Ah, bestiale. Allora, intanto sul Chinotto vi dico questo, devo fare una confessione. Mi avete mandato una confezione da 6 di Chinotto che dovevo dividere con Beatrice, la mia assistente. L'ho bevute tutte io. Grandissimo. Non lo diremo, no, per paura. Che avevo una sete ed era estate, ed era perfetto. Cioè, ho detto, non può essere, e le ho bevute tutte e 6. E poi Vittoria Cabello, prima ha cercato di uccidermi nella hall, per cui direi che l'assassina però è scontato. Io l'investigatrice. In quale periodo? Storico. In quale periodo storico? Però anche questo. No, ma lei è una moderna, quindi di adesso. Semmai possiamo prendere gli anni 80, guarda. A questo punto proviamo a intervistare la donna che parla ai gorilla, scoprendo subito che ha poteri di preveggenza simili a quelli di Gustavo Roll. Ma voi siete ma questo me l'avevano anticipato ieri sera, io ve lo voglio dire. No, davvero? No, noi siamo di nascosto. Voi siete di nascosto? No, non c'entriamo niente con nessuno, davvero. No, giuro. L'unica domanda è questa, allora, sì. Se dovessi finire in un romanzo di Lucarelli, sì. Che parte vorresti fare? Io vorrei essere un assassino, di sicuro. E in quale periodo storico? Contemporaneo, mi piace. Anni 80? Perché gli anni 80? Perché lui ha che risposto così. Anni 80. Boh. Anni 80. No, no. No, mi piacerebbe oggi. Anzi, adesso vado ad ammazzare Lucarelli. Resta il mistero. Vicky avrà ucciso davvero Lucarelli? O è successo solo in un romanzo? Quello che è certo è che si tratta di una strana storia in bianco e noir, capace di spazzare via ogni luce con un'oscura ombra nera.